edizione di Stadio News 24, in studio Giovanni Mazzola. Riprenderà domani la preparazione del Palermo in vista della sfida contro il Torino, in programma lunedì prossimo allo stadio Renzo Barbera. Da domani tornerà in gruppo Josip Posavec che, dopo essersi sottoposto alle cure dei fisioterapisti, sarà nuovamente a disposizione dal tecnico Roberto De Zerbi. Grande prestazione dell'attaccante del Palermo Ilija Nestorovski con la maglia della Macedonia nella sfida contro l'Italia. La punta a rosanero ha messo a segno il gol del momentaneo 1-1 fornendo l'assist per il vantaggio macedone. Alla fine ha trionfato l'Italia per 3-2 grazie alla doppietta di Immobile. Roberto De Zerbi, tecnico del Palermo, ha parlato della punta rosanero Ilija Nestorovski, autore ieri di un gol contro l'Italia. Nestorovski mi ha convinto e spero non si sia fatto male, ha ammesso De Zerbi. Il gioco europeo è più fisico e coraggioso e molti dei nostri non sono abituati, ma la strada intrapresa è quella giusta. Iago Cionek, difensore del Palermo, attraverso i canali social della Federcalcio polacca ha parlato del rapporto con i tifosi del Palermo. Abbiamo una tifoseria molto calda, ha ammesso Cionek, con loro un buon rapporto. Spazio poi al tecnico De Zerbi. È un allenatore giovane con un bel calcio, la sua idea di gioco è ambiziosa. 5 giocatori del Palermo in campo quest'oggi per la penultima giornata di pausa per le nazionali, tra Under 21 e nazionali maggiori impegnate alla corsa verso il Mondiale di Russia 2018. Nel primo pomeriggio, Balog e Shalai giocheranno con la maglia dell'Ungheria Under 21. In serata, in campo Ilemark contro Ciocev, in Svezia Bulgaria, e Jaja lo giocherà con la maglia della Bosnia. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.